Ragazzi, oggi siamo in questo nuovo video perché oggi parleremo di ice cream. Ok ragazzi, ora porterò video più di ice cream perché ice cream per me. Ok ragazzi, oggi dobbiamo parlare di ice cream 8, il capitolo finale. Ok ragazzi, oggi quindi porterò più video di ice cream. Sì. Perché, come sappiamo, guardate questa immagine, Ice Cream 8 in prologi che deve ancora uscire. Guardate, questa è l'immagine. Sì, questa è l'immagine. E ragazzi, deve ancora uscire, quindi non sappiamo come sarà fatto. Perché ragazzi, noi in questo video andiamo a giocare sia ad Ice Cream 1. Ad Ice Cream 6 ed Ice Cream 5, perché per me quelli sono i capitoli che mi fanno capire un po' più cose. Intanto siamo nel capitolo 1, perché chi non lo sa è lì Rod. Scusate ragazzi che mi vedo in nascondo, ma chi non lo sa, Rod è un giratario che proprio che play ha sacrato Ice Cream 2019. Sì, proprio il primo ice cream l'ho creato nel 2019. E nel 2023 è stato creato Ice Cream sia multiplayer e ora deve uscire Ice Cream 8. Ma ragazzi, qual è la vera storia di Ice Cream? Noi non lo so, io non lo so, ma ora vi farò vedere un'altra immagine di Ice Cream 8. Vediamo la prima immagine, che è questa qui, l'immagine del gioco. Bella, bella, bella. Ma come vediamo qui, ci sono tipo dei livelli. Vi faccio vedere l'immagine. Guardate, questa già c'era l'immagine. C'era l'immagine, l'avevo messo prima. Prima che l'ho detto, l'ho messa. E ci sono tipo dei livelli. Tipo c'è un'arma che non so come è fatta, poi alla fine mi sembra che c'è una forma molto sospetta, Evil Nun, come cavolo si chiama, non la conosco nemmeno la signora cattiva. E poi nella prossima immagine, come vediamo nella prossima immagine che ho messo ora, no, nella prossima immagine che ho messo ora, come vediamo c'è Evil Nun, la suora cattiva, che sta inseguendo Charlie. Quindi significa che nella fabbrica di Rod c'è pure un altro personaggio cattivo. Perché? Non pensavo che ci fosse solo Rod, poi ci sono i mini Rod, quello lì, il Rod gigante, eccetera eccetera. Allora, aspettiamo che se ne va questo Rod, perché già che devo iniziare a giocare ad Ice Cream 5. E non solo, ma Rod qua, perché negli altri capitoli non si è visto? Cioè, ma non so, al posto di Ice Cream 6 mettiamoci Ice Cream 7. Quindi ora dobbiamo fare Ice Cream 5 e poi Ice Cream 7. Ma io mi chiedo, Liz, Charlie, Jay, Mike, perché Rod è diventato un giratello cattivo? Perché? Oggi ragazzi siamo qui per scoprirlo, perché a me non mi pareva un giratello cattivo. Ora ragazzi andiamo su Ice Cream 5. Eccoci su Ice Cream 5. Come vediamo qua in questa immagine di Ice Cream 5, ve l'ho fatta vedere, qua c'è tipo il mini Rod, ma robot, un altro mini Rod. Qua c'è ovviamente un mini Rod impiccicato qua ai muri, che sta pulendo i muri. E come sappiamo, in questa immagine vediamo
Lascia like, iscriviti al canale. Parla con Jay. Come proprio qua. E qua ci abbiamo Mike. Noi ora siamo Mike, non siamo Jay. Perché nei vecchi capitoli mi sembra che ci sono qui. Ok, ora non è più bagato, finalmente. Allora, come andiamo? Qua siamo Mike. Quanto a posto. Ma scusate, però c'è come tipo si giocava? Come si giocava? Non mi ricordo niente. Ragazzi, se giocate da Scream ancora, scrivetemi qui sotto nei commenti come funzionava Scream 5 e tutti gli altri capitoli, perché non ci gioco da tanto che ci devo portare il video da Scream. Pre Scream. Ma Ice Cream. È vero che finisce il capitolo 8? Io in un mio vecchio video, proprio questo qui, guardate, e ho messo pure l'immagine, c'è scritto che ho provato Ice Cream, che ho provato Ice Cream 9, quindi è vero che finisce ad Ice Cream 8? Aspettate che scrivo panino tube. Mi viene così. Ok, ma come vediamo in questa immagine che vi ho già detto prima, Mike sta parlando con Jay, ma quello che mi dice, ma Charlie, perché non si fa vedere nel capitolo 5, anche se in tutti i video, prima che uscisse Ice Cream 5, dicevano che ci doveva essere Charlie al posto di Mike. Perché ovviamente, visto che The Cupidians ha deciso di mettere Mike al posto di Charlie. Perché poi non so perché l'ha fatto. Ragazzi, non lo so perché. Ma ragazzi. Ragazzi, ci provo ad aspettare. Perché sennò qua finisce male. Ok, ma veramente finisce all'8? La risposta è sì, finisce all'8. Io il video che avevo fatto su dove trovavo Ice Cream 7, cioè non Ice Cream 7, Ice Cream 9, era solo un gioco finto. Ma Ice Cream è vero che è uscito la prima volta nel 2019? La risposta è sì, è uscito nel 2019. Perché? Ovviamente perché Keblerians. Aspettate, che prendo questo che non so cosa serve. Perché Keblerians non so se è nato prima Mr. Mist, ma ha deciso di fare un altro gioco che si chiama Ice Cream. Il gioco questo qui che stiamo giocando. Ma in realtà Ice Cream è stato creato da Keblerian? Sì, ovviamente la risposta è sì. E poi perché di queste cose? Se è stato creato da Keblerian, è stato creato da Keblerian. No. E questo non serve più. Ma quello che mi chiedo, Ice Cream. Come vediamo qua, prima di dire quello, come vediamo qui, l'aprile 1939, credo, vediamo che c'è il Minirod Robot. No, il Minirod, quello lì. Ma questo qua. Guardate. Questo. Sì, questo. Questo qua proprio. Ma poi... ma poi arriva il papà di Rod. E questo... è il papà di Rod. Questo qui. E questo è Rod. Possiamo pure saltare la scena perché non ci interessa. Aspettate. E come sappiamo... cioè... Rod è saltato? No, per fortuna che Rod non è saltato. Ora andiamo in questo posto. Dai, siamo...
Ora apriamo la porta, ragazzi. Perché qua c'è un altro Winrod che per fortuna non mi ha preso. Ma noi arriveremo in questa parte? La risposta è sì, ci arriveremo. O voi mi stai dicendo in che modo ci arriverai? Non ci potremo mai arrivare. Ma certo che ci potremo arrivare. Guardate, schiocchio di dita. Guardate, sei uscito fuori. Guardate. Allora, andiamo qua. Ok, tutto normale. E qua c'è un lago dove non dobbiamo avvicinarci per nessun motivo. E qua vediamo. Ok, ci possiamo andare nel lago. Ma noi andremo in questo punto. Se andiamo qui, ragazzi, là c'è la casa del papà di Rod, guardate. Non è proprio lo stesso il punto dove ho visto su YouTube? E qua c'è tutto il giardino. Ma qui nel capitolo 4, cioè nel capitolo 3, ma perché hanno proprio aggiunto questo ora, mentre che in quel momento mancavano tanti tanti capitoli? Non lo so. Ma ragazzi, ho messo delle bombe perché volevo che... No, io passo da qui sotto e vediamo che non si vede niente. Ma ragazzi, è vero che qua ci vive Rod e il papà di Rod in questo punto qui, in questa casa? La risposta è sì. Ma ragazzi, da sopra ci arriveremo? Io la risposta mia direi di no, perché cioè ragazzi non mi ricordo com'era, non mi ricordo come era Ice Cream, non mi ricordo com'era. Ma ragazzi, noi nel prossimo episodio di Ice Cream 5, che ci vorrà tanto tanto tempo, perché ragazzi in questo momento devo finire il video che sennò non me lo fa pubblicare. Nel prossimo episodio andremo a vedere qua, ci butteremo qui e andremo a vedere questa girandola e forse se ci riusciamo potremo andare a vedere che cosa c'è dentro quella casa. Questa qua ragazzi, questa che ho fatto. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, ciao!